Benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo in Liguria, più precisamente dalla stazione di La Spezia Centrale. Secondo me è uno dei modi migliori per raggiungere le Cinque Terre. C'è sia un parcheggio sotterraneo dalla stazione custodito, che però pagate anche alla notte, altrimenti c'è il parcheggio fuori dalla stazione che costa 1,50 € l'ora fino alle 8 del sabato e la domenica non lo pagate. Tipica colazione ligure con focaccia e cappuccino. Per raggiungere Rio Maggiore, la prima delle Cinque Terre, mi basterà prendere il treno regionale direzione Levanto. Raggiungere le Cinque Terre in treno è molto comodo perché i treni hanno una frequenza di 20 minuti ed impiegano 5-10 minuti tra un paese e l'altro. Oggi però non visiterò tutte le Cinque Terre, ma mi fermerò a Rio Maggiore, il punto di partenza per l'escursione. Biglietto solo andata per Rio Maggiore a un costo di 5 €. Dalla Spezia a Rio Maggiore il treno ci impiega 9 minuti. Appena uscite dalla stazione di Rio Maggiore trovate volendo un punto informazioni. Questa è la marina di Rio Maggiore. Mi sono fermato un attimo perché qui è molto bello, però io devo seguire le indicazioni per il santuario per imboccare il sentiero che mi porterà a Porto Venere. Dovete iniziare a salire verso il paese. Se invece volete visitare tutte le Cinque Terre, vi lascio il video con tutte le info alla fine di questo. Tenete l'info point sulla sinistra e proseguite diritti in quella direzione. Il santuario si chiama Madonna di Montenero. Si parte subito con una bella salita. Teoricamente il dislivello dovrebbe essere tutto iniziale fino al santuario e a Punta Telegrafo, poi dovrebbe iniziare a scendere. Siete completamente immersi in mezzo alla natura. Spererei però uscisse un po' di sole perché il paesaggio cambierebbe. Prima ero laggiù. Quello che sto facendo io oggi si chiama Sentiero dell'Infinito e fa parte del percorso dell'Alta Via delle Cinque Terre. Si inizia ad intravedere il santuario. Per arrivare qui da Rio Maggiore ci ho messo 40 minuti. Il cartello alla partenza del sentiero indicava 55 minuti di percorrenza. Questo sentiero ha vinto vari premi come sentiero panoramico più bello da fare ed inizio a capire il perché. È veramente un peccato per la foschia e per il meteo nuvoloso. Assolutamente necessari gli scarponcini da trekking perché comunque camminate su sentieri composti da rocce. Telegrafo da questa parte. Adesso il sentiero inizia a costeggiare il mare. Trovate il tipico ambiente che caratterizza il parco naturale delle Cinque Terre. Sono arrivato all'azienda agricola Stella di Lemmen e mi dice che il percorso principale per la località Telegrafo è chiuso e di utilizzare il percorso alternativo. Mi sta piacendo molto questo sentiero perché è vista mare tra campi di ulivi, limoni, lavanda e rosmarino. Il sentiero è il numero 3. Io sono qui e adesso devo proseguire per Sant'Antonio. Trovate l'indicazione subito dopo il bar. Considerate che arrivate qui al Colle del Telegrafo a metà mattina. Io sono partito alle 8:20 e sono arrivato qui alle 10, quindi se volete fare una sosta al bar è perfetto. Adesso inizia un tratto in mezzo al bosco. Sta iniziando un'area attrezzata che si chiama Palestra nel Verde. Però direi che della ginnastica oggi ne farò abbastanza.
Sono arrivato in località Sant'Antonio, dove si trova l'omonima chiesa. Qui c'è anche un punto ristoro. Pausa, caffè e torta di riso dolce. Adesso mi trovo qui. Non farò il sentiero più diretto per andare a Porto Venere, che sarebbe questo, ma farò una deviazione prendendo il sentiero numero 504 in direzione Schiara, per scendere però verso Monesteroli. Faccio questa deviazione che mi farà allungare il percorso perché voglio raggiungere la famosa scalinata di Monesteroli. Se non volete fare la deviazione, anche se io vi consiglio di farla perché ormai siete qui e forse è una delle cose più belle da vedere, la scalinata, dovete proseguire diritti dopo il bar e la chiesa di Sant'Antonio. Alla fine del video vi lascio comunque il fermo immagine con la mappa di tutti i sentieri. Dopo circa 500 metri trovate l'indicazione per Monesteroli. Qui c'è un bivio ed imbocco il sentiero 536 per Monesteroli. Guardate che meraviglia di percorso in mezzo ai fiori. Veramente bellissimo qua. In teoria il sentiero porta fino alla spiaggia, però l'ultimo tratto è franato, quindi non si può proseguire. Molto bella da fare la scalinata, però ci sono molti tratti esposti con terreno irregolare, quindi bisogna fare molta attenzione. Adesso bisogna farla tutta a ritroso in salita. Devo ammettere, fatto buon passo, abbastanza faticoso. Veramente stupendo. Adesso riprendo per Campiglia. Ci ho messo molto meno tempo a salire perché non mi dava fastidio l'effetto del vuoto. Sono ritornato dal bivio, ero arrivato da qui, per scendere a Monesteroli sono andato in questa direzione e adesso proseguo per Campiglia. Secondo me la scalinata è stupenda da fare e ne vale la pena. Forse aggiunta nello stesso giorno al trekking da Rio Maggiore a Porto Venere per molti è un po' troppo forse. La maggior parte del percorso è sotto il sole battente, in piena estate io non lo farei mai questo trekking. Il segnavia è il numero 535. In teoria arrivato a Campiglia dovrebbe iniziare la discesa. Trovate molti sentieri che si innestano, ma voi dovete sempre proseguire diritti. Arrivati a questo bivio dovete salire. Ho chiesto ad un passante perché non era molto chiaro, è forse l'unico punto dove non ci sono indicazioni. Sono arrivato a Campiglia, dall'inizio della scalinata di Monesteroli ci vogliono circa 40 minuti. Questo è il borgo di Campiglia. Ristorante. È molto bello qui per pranzare. Il ristorante è self-service, quando questo vibra vado a ritirare il cibo che ho ordinato. Ho preso i testaroli al pesto e una torta d'erbi, che è una torta salata con le erbe locali. Non li avevo mai mangiati e mi piacciono molto di più rispetto alle trofie, che comunque adoro. E adesso attacco la torta salata. Buona, pensavo simile all'erbazzone, invece è completamente diverso. Provatela se venite qua. Ricarica di carboidrati fatta e adesso proseguo verso Porto Venere. Quella è La Spezia. Adesso è tutta discesa finalmente. Ogni tanto uscite dal bosco e vi ritrovate questi bellissimi scorci sul mare. Località Pitone. Lì ci sono le famose rocce rosse, mentre là in fondo l'isola di Palmaria. La
La parte di sentiero da Campiglia a Porto Venere è la più bella perché è tutta vista mare, però il terreno è irregolare e bisogna fare attenzione. Ultima oretta di percorso. C'è un bivio poco chiaro, ma bisogna proseguire per la strada, non bisogna scendere per il sentiero. Potete raggiungere Porto Venere sia scendendo verso Rifugio Muserone sia verso il percorso più veloce. Si inizia ad intravedere il traguardo. Sono arrivato a Porto Venere, ci ho messo 7 ore. Molto bello il lungomare di Porto Venere. Questa è Chiesa San Pietro. L'acqua è molto pulita, ci sono addirittura ricci di mare ed una stella marina. Da qui prenderò il traghetto che mi riporterà alla Spezia. Fate attenzione però perché i traghetti non sono frequenti come i treni. Guardate gli orari sul sito Navigazione Golfo dei Poeti. Il biglietto solo andata costa 8 euro. In 20 minuti di battello da Porto Venere ho raggiunto il porto di La Spezia. Adesso in 10 minuti a piedi attraverso il centro e arrivo dal parcheggio della stazione dove ho lasciato l'auto stamattina. Spero questo video vi sia piaciuto. Se avete delle domande fatele nei commenti e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao!